comprato una Beauty Mystery Box da 100 euro su eBay senza sapere cosa ci sia all'interno. Allora, la scatola si presenta così, ragazzi, è tutta rovinata. Io non so che tragitto possa aver fatto questa scatola e pesa tantissimo. Però io adesso vorrei leggere insieme a voi la descrizione e le recensioni di questo pacco, perché vi dico la verità, prima di averlo preso non le ho viste. Su eBay il prodotto si presenta così: Mystery Box, Beauty Makeup, Nails, sorpresa, scatola misteriosa. Allora, l'ho pagata 100 euro e adesso io vorrei leggere un secondo le recensioni degli altri acquirenti. Posso dire che in 12 mesi di spedizione di questo pacco tutti hanno messo un feedback positivo, quindi tutto ok, venditore affidabile, lo consiglio, l'oggetto è arrivato con un po' di ritardo ma in perfette condizioni, il mio a quanto pare no. Poi qui scrivono good, un puntino, velocissimo e preciso, ottimo oggetto. Qui ci dicono che il contenuto di questa scatola potrebbe essere di qualità, quindi adesso iniziamo ad aprire insieme. Bene, quindi adesso, dato che sono curiosa, non perdiamoci in chiacchiere, sono ansiosa di quello che ci potrebbe essere dentro. Cioè, potrebbe esserci anche tipo un insetto, cioè magari c'è una scatola di insetti che escono tutti, cioè, guarda che potrebbe essere. Poi apriamola, va? Allora, io ho questa forbicina molto professionale, ok, tagliamo tutto lo scotch così. Non è proprio comodo questa forbicina per tagliare i pacchi, Prendere una forbice un po' più grande. Ma questa è la prima che ho trovato. Questa è la prima che ho trovato e a volte la prima scelta è la migliore. Siamo? Siamo pronti? Mamma, sei pronta? Ho paura. Ok. Quant'è che l'hai pagata per ricordare? 100 euro, ricordiamo. 100 euro. Poi vedremo il valore finale se ne vale la pena o meno, ok? Però non sembra male. È piena di cose, eh? È pienissima. Allora, io quello che vedo subito è questo. Fermi un secondo. Questo è un baking soda. Dovrebbe essere un dentifricio. Una pasta sbiancante per i denti. Sì, un dentifricio che sbianca i denti. Che dovrebbe costare, ok, c'è scritto dietro il prezzo, 11,99 euro. Questo, ragazzi, secondo me l'ha preso un po' la Lidl e poi l'ha messo dentro una persona normale nella scatola. Fidati che funziona così. Ok, vabbè, apriamola. Allora, fatemi spostare questo pacco che non vi voglio spoilerare nulla e non voglio spoilerare niente neanche a me stessa. E apriamo intanto. Ma che bella con gli occhiali. Ah, ma è fatta proprio così. Cioè, tipo, oddio. Ma guarda che tutta è tutta. È tipo carina la confezione, però. Bisognerebbe in giro. No, perché è carina? Ma guarda, mamma, è tutta sporca, è come se ci fosse la polvere sopra, lo vedi? Vabbè, allora facciamo che la apro così perché non mi fido. No, aspetta, non mettere niente in bocca. Cosa metti in bocca? Non si mette. Ma sa di dentifricio. Sì, prima dobbiamo leggere bene da dove proviene. Secondo le istruzioni. Comunque posso dire. Dire che secondo me questa è una boccetta che ha trovato lui e l'ha messa dentro. Ma lui chi? Lui perché chi? È un venditore privato, cioè come se noi facessimo una scatola e ci mettiamo dentro tutte le cose, capito? Ho capito. Vabbè, vogliamo provarlo? No. Hai capito? L'ho comprata apposta. No, non so da dove. No, una cosa che metti in bocca, non sono sicura. Facciamo così, su tutti i prodotti dobbiamo provarli tutti, possiamo skipparne solo due, quindi okay, skippiamo questo? Sì. Ok, va bene, andiamo con i prossimi. Andrew, allora, ho comprato una scatola da 100 euro Beauty Mystery Box misteriosa, quindi vai, pesca tu un prodotto e lo proverai tu però questa volta, ti do libera scelta. Che prodotti, cioè cos'è, trucco? No, ci sono beauty oggetti beauty, ok, cioè può essere di tutto. Noi abbiamo trovato adesso un dentifricio made in Cina, quindi capito. Prova a vedere tu questo qua, ok? Oddio, cos'è? Prova ad aprirlo. Sai che non ne ho idea? Vai. Ma che cacchio? Cos'è? Sai cos'è questo? Questo lo usa Hailey Bieber. Chi? Sono delle pietre che adesso non mi viene in mente come si chiama. Si chiama il Gua Sha. È una pietra che praticamente ti fai così sul viso. Adesso te lo faccio provare. E dovrebbe togliere le rughe e liftare il viso. Tu ne hai bisogno? Ma proprio io devo usarla questa cosa. È pescata a te, potevi pescare tutto il resto e è pescata a te. Quindi adesso tocca a te. Allora, sinceramente non so neanche io molto bene come si usi questa cosa. Quindi secondo me o ci guardiamo un tutorial. Ok, guardalo tu mentre io mi... Ok, tu intanto fatti la barba perché sennò... No, non fatti la barba, mi spelacchio un po'. Ho trovato un tutorial di come utilizza Kendall Gender. Mi sono sbagliata, il Gua Sha, molto simile a mio padre, quindi adesso lo guardiamo insieme. Like lymphatic system situation that happens that I don't okay. know about. Allora, lei lo utilizza sotto il collo. Sì, mi ricordavo che questo andava tipo a liftare il viso. Quindi lo mette su tutto il collo con sotto un olietto, sulle guance, ok, e sugli occhi per tirare su. Ho molta paura, ragazzi, non l'ho mai usato. Mio padre, figuriamoci. Allora, Andrew, la situazione è questa, no? Ho visto un tutorial, ti devo mettere l'olietto, quindi utilizzeremo questo qui. No, gli sulla faccia no. Su tutto il viso, quindi. No, allora, no, metto... sotto il viso. Ma cos'è sta scritta? È un olietto, è olio. Per far scivolare non posso meglio. È avuto sfiga, io non so cosa dirti, cioè non so. Te lo metto un pochino giù. No, sul collo mi fa schifo. Aspetta, devi tirare, però. È un coso che sento sulla testa. Allora. Dio, che schifo. Guarda, ma quanto sei esagerato?
esagerato, è mamma olio. Mamma mia, te lo giuro, mamma, quanto mi fa schifo sta roba. Io non mi faccio mettere neanche la crema da sole in spiaggia. Ok, fermo. Un po', fammi mettere un altro po'. Questo serve per far scivolare meglio il coso, dicono. Ok. Ma non l'ho pescato io però sto coso. No, io l'ho pescato. Ma cos'è sta schifezza? Ma è di merluzzo, eh. Perché puzza così? No! Lo spezzotto? Si è rotto! No, ok, abbiamo anche l'altro. Niente, ragazzi, 100 euro si è rotto. Cosa dire 100 euro? Io ho speso 100 euro per questo coso. Ma tu sei scemo, ti do una bella però. Andiamo avanti. Allora, vabbè, abbiamo il gua sha. Questo praticamente, fermo, serve per liftare il viso. So che tu ne hai bisogno, ok? Quindi, allora, io non l'ho mai usato, ragazzi, quindi... Allora, dovresti tipo fare così. Fermo, tirare su. E portare giù. Fermo. Una bella sensazione, tipo massaggino. Te, guarda, stupendo. Più mi fa schifo tutto quell'olio qui. Guarda, vediamo se ti ha liftato il viso. Da così a così, ragazzi, compratelo perché mi vuole veramente la pena. Proviamo un secondo qui sull'occhio. Allora, questo dovrebbe liftare lo sguardo da sotto, sì, ok? Sì, quindi io dovrei fare tipo, fermo così. Dovrei tirare la fronte e fare tipo... Sì, la pupilla se me la lasci dentro. Ok, aspetta. Aspetta, questo dovrebbe liftare lo sguardo. Che gli dico? Vai. Liftami anche l'altro, va. Scrivetemi nei commenti i nomi e i cognomi di tutte le persone che credono a sta cazzata. Voglio i nomi che vi vengo a prendere a casa! Usare questo qui per toglierti il... Non è vero. No, ti giuro su Dio, sennò non si toglie con l'acqua. Ma tipo guarda, come... devo mettermi là. Mettiti questo sulla mano, ok? E sciacqua. Bagna la mano sotto l'acqua. Fai così con le mani. Ok, mettitela sulla faccia con il sapone. Io non mi sono mai lavato la faccia. Esagerato! Sei un esagerato, è sapone! Allora, tocca a me e io vorrei pescare questo qui. Electric Nail Drill Machine. Cos'è questa roba qua? Beh, Electric Nail, macchina elettrica per le unghie. Grazie. È drill che mi manca. È tipo una fresa, secondo me, questa. Sai quella che tipo ti lima le unghie? No, ragazzi! Guarda che figo! Questa è tipo quella che erano le nail artist per rimarsi. Però questa non la posso provare, cioè le unghie fatte. Allora, questo dovrebbe essere... Adesso lo faccio vedere subito. Ma che cavolo! Se io attacco l'USB qui a questa colonnina, ok? Fermo. E poi attacco questo qui dietro. Ok, fermi. Guarda che non so come si usa, è la prima volta che uso questa roba. Qui c'è pure la scatola. Guarda che questa secondo me costerà tipo 50 euro questa cosa. Perché ridi? Niente. Allora, mia mamma è capace di fare le mani perché faceva le unghie. E tu dovresti avere, come mi hai detto, un'unghia tipo mezza rotta, ok? Sì, esatto. Provala. Allora, ci sono tantissime puntine. Guarda che questa secondo me è una grandissima cosa. Questa punta qui dovrebbe fresare il gel delle unghie. Tu, Luci, ce l'hai? Provalo davanti a tutti e vediamo il tuo feedback. Dovremmo accendere. Allora, questo così si accende. Non è proprio professionale, però. Allora, c'è da dire, per adesso, dentifricio, male, non l'abbiamo provato, non mi ispirava particolarmente. Il gua sha era mezzo rotto, cioè il rullino era rotto. La fresa, 24 euro e non è male, sta piacendo soprattutto alla Luci. No, quindi passiamo al prossimo prodotto e stavolta lo voglio far provare alla nonna. Secondo me lei di queste cose ne capisce. Patatini, buondì. Ciao, come stai? Hai una missione. Allora, ho comprato questa Beauty Mystery Box che costa 100 euro. All'interno ci sono cose che io non so. Cioè, ci sono prodotti. Io ho pagato 100 euro, ma ho comprato cose che io non so. Quindi ci sono tantissimi prodotti e tu adesso ne devi pescare uno e provare quello che peschi. Va bene. Okay? Ok? Vai. No, vai, Mire, pesca quello che ti ispira di più di tutti. Allora, vediamo un po'. Prendiamo questa. Oddio, ok. Cos'è questo coso? Questo qui. Ultrasonic Skin Scrubber. Serve per togliere i peli. È uno scrub. No. Cos'è, nonna? Uno scrub. No, allora, questo Ultrasonic Skin 34 euro. C'è pure scritto il prezzo? Sì. Cleansing Moisture Leave. Serve per... No, questo è quello che si usa sul viso per togliere i punti neri. Vedi che c'è questa cosa ultrasonica. Ok, la vogliamo provare? Io non ce l'ho di punti neri. La provo io? Dai, se vuoi provare che mi fa ringiovanire io. Volentieri, dai. La proviamo. Magari ce l'ho qui in qualche ruga così, dai, mi tocca. Cosa fai? La provi? Ok, intanto apriamo, andiamo di là che la apriamo. Ok. Ti lascio qui un video che proprio si passano sul viso e vanno a togliere tutto tipo il pus, i brufoletti, i punti neri. Sì. Le rughe no. Le rughe non credo. Io non so quanto a me te possa servire questa cosa. Scarta la carta, vai nonna,
Vai. Bisogna tirare fuori. Così. Secondo me c'è lo scotch ai lati. No, prova. No, non c'è lo scotch, vedi, bisogna tirarlo fuori perché okay. È una macchinetta. È una macchinetta. Esatto. Posso dire che per adesso mi sta stupendo? Sì. Ok, prova a tirarlo fuori, vediamo cos'è questa cosa. Ok, wow, fammela vedere bene. Guarda. Ok, qui si accende, può pulire. Moisturizing, cosa vuol dire? Non mi ricordo. Moisturizing, moisturizingare, ok. E poi liftare. Lifting, esatto. Per... Ok, vai, proviamo. Ma non vorrei diventare troppo giovane, poi non mi riconoscono più di come un 84enne. Sai qual è la cosa? Poi conquisti più ragazzi. Ragazzi? Penso che è un po'... Io vorrei conquistare un po' i ricconi. Dai, no, no. Me ne frego dei ragazzi. Ok. Allora, intanto apriamo questo. Ok, tenere premuto il pulsante accensione per 2 secondi per accendere. Ok, però mi sa che lo dobbiamo attaccare col filo. Quindi ci serve un caricatore. Ah, vai, vai, vai. Ok, ok. Devi quindi togliere il tappino. Provalo tu. Tenere premuto questo qui per 5 minuti. Per 3 secondi. 3 secondi. No, secondo me si sta caricando, eh. Perché prova a tenerlo premuto tu. Non va. Lasciamolo tipo 5 minuti caricare e poi lo proviamo. Sono passati 5 minuti, lo si prova. Vai, prova schiaccio a cliccare. Tieni premuto un lifting po'. Secondo me non c'è qualcosa dietro da cliccare. Cioè, è impossibile che non si accenda. Perché non si accende? È acceso, scusa. Tienilo premuto. Cos'è che si deve accendere? Niente, ragazzi, anche questo è fallito. Lo riproveremo nei prossimi giorni e capiremo se funziona. Anche perché secondo me questo è utile. Cioè, non è così male. No, assolutamente. Ok, adesso pesco io e ne pescherò due. Perché ho già visto che qui abbiamo un siero idratante di una marca che non ho mai visto, si chiama Derma Routine, a base di acido ialuronico, estratto di aloe vera e collagene vegetale. Questo lo proviamo assieme. Ragazzi, questo lo vedo da un sacco di tempo e sono contenta che me l'abbiano messo all'interno. Per chi non sa cos'è il foreo, è praticamente, sai cos'è il Turuci? È un aggeggio che si utilizza. Questo secondo me costa anche un bel po', vediamo se dietro c'è il prezzo. Ok, qui l'ha tolto. Questo è un aggeggio che si va ad utilizzare con tipo un detergente o un siero e va a praticamente pulire la pelle in profondità. Questo io lo volevo comprare. È tipo uno scrub manuale. Esatto. Per stimolare la circolazione. Esatto, questo dopo lo proviamo assieme e poi abbiamo qui questo siero idratante. Che conoscono tutti, cioè mai sentito questo siero. Cos'è? Guarda che packaging, siero idratante a base di acido ialuronico. Vediamolo. Questo è Made in? Questo è Made in, ve lo dico subito, fermi. Rispecchia le normative europee in termini di sicurezza della salute della pelle. Non c'è scritto, meglio ecco, così. Ecco, a posto siamo, a posto. Allora, apriamolo un secondo, io non so come cavolo. Prova ad aprirlo te. È impossibile da aprire. Certo. Difficile? No, ma non vedi che c'è lo spruzzino qui, grazie al grandissimo cavolo. Cioè. Ops. Vai, aprilo sopra, tiralo su. Non si apre. Provate ad aprire questo coso. Vediamo se siamo solo noi che non abbiamo forza. Come si apre così? No, e devi aprirlo. Si stappa, credo. No, grazie. Così si apre. Ma non vedi che c'è il cosino qua? Lo spruzzo? Così si apre normalmente. È durissimo. Vedi che non si riesce ad aprire? Lo spruzzo, quello. Sei sicura che lo spruzzo? Sì, si apre. Cioè, vedi che questo, cioè, devi togliere questo tappino trasparente. Si è proprio incastrato. Vedi che si riesce a togliere? Bello e comodo da utilizzare. Bello e comodo. E niente. Vai. Cioè, guarda. No, era attaccato, vedi, come se fosse incollato. Ma non è che ci vogliono avvelenare qua? È una roba che tipo che avvelena? Magari è un robot tipo un veleno? Niente, non si apre, vero? Serve un coltello, vai. Ma capisci che non è che io tutte le volte che devo fare skincare posso prendere il coltello e aprirlo. Oh, ok, fermo, vai. Tira fuori. Oh, è stato facile. Come on. Allora, proviamo questo siero qui sulla mano intanto, dato che non mi fido a metterlo sul viso, ok. Bello perché funziona. Profuma? Sì, è sa di crema, sì, secondo me è anche molto... Sa un po'. Quindi adesso dopo il siero idratante proviamo il foreo insieme. Io sono truccata, dato che comunque mi devo struccare, vado ad utilizzare un po' di burro e a sciogliere tutto il trucco e ci vediamo dopo. E quello che ho capito si applica un cleanser, io utilizzo questo qui di Naturium Niacinamide, ne vado a mettere un pochettino, bagno un pochino la mano e vado a applicarlo sul viso, così. Poi, quando la situazione è più o meno questa, si va a prendere il foreo, di base bisognerebbe sciacquarlo, anzi fatemelo fare. Vado ad accenderlo, ragazzi, non ho mai fatto questa cosa, aiuto che paura, e si dovrebbe andare ad applicare sul viso così. E dovrebbe fare proprio uno scrub
a tutta la pelle ed andare a togliere le impurità. Mi sono risciacquata, adesso la pelle è un pochino rossa, ho messo una cremina, però secondo me l'ho utilizzato spesso perché la sento leggermente più purificata. Non è male, non è male. Comunque, nella scatola ci sono ancora tantissimi prodotti, però io vi ricordo che se volete vedere la parte 2 di questo video, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. Io vi mando un bacino e ci vediamo al prossimo video. Ciao!